Assessore, negli ultimi giorni le scuole teramane sono tornate un po' alla ribalta. L'opposizione ha lamentato dei mancati interventi. Ieri l'amministrazione comunale ha risposto con una lunga nota elencando i cantieri e i fondi ottenuti. Ma evidentemente abbiamo fatto una fotografia dell'esistente, del reale, perché dopo i proclami di chi quando amministrava questa città ha lasciato in qualche modo il deserto, ha lasciato una mancata programmazione, ha lasciato l'assenza di fondi, questa amministrazione si è accorciata le maniche, ha trovato le risorse e i finanziamenti. È inutile guardare al singolo bando per vedere se le scuole del territorio sono state finanziate o meno, è interessante piuttosto verificare quelli che sono i fondi nel complessivo portati sul territorio. Ha risposto l'amministrazione, ha risposto il sindaco, ha risposto il vice sindaco, elencando quei 72 milioni di euro che in qualche modo ci consentono di mettere in campo la programmazione per riqualificare gli edifici del nostro territorio. Noi continuiamo su quella strada e certamente fa sorridere che a parlare sia chi in passato sul Comune di Teramo e oggi in provincia abbia dimostrato come invece manchi da quella parte una lungimiranza e una capacità di programmare. Contiamo già nell'estate di poter aprire altri cantieri, di mettere in campo quella programmazione della quale parlavamo in premessa. Siamo disponibili come sempre ad incontrare il comitato, fermo restando che poi il nostro dovere è quello di rapportarci con tutta la cittadinanza e non solo con il comitato, a cominciare dalle dirigenti scolastiche e dai rappresentanti dei genitori e degli alunni all'interno degli istituti del territorio. Siamo già in campagna elettorale, assessore. Ma purtroppo non è un tema di campagna elettorale, quello che preoccupa è questo continuo tentativo di raccontare una realtà che poi i cittadini sono perfettamente coscienti di quanto sia una distorsione e non la reale situazione del territorio teramano. Dispiace, perché questo evidentemente è un dibattito inquinato e non è quello che fa bene a questa comunità.